Shalom a tutti. L'Alter Rebbe aveva parlato precedentemente di due livelli di amore. Il primo livello è Nafshi Viticha Balaila, mia anima ti ho desiderato, sarebbe dire Dio, siccome tu sei la mia anima, allora io ti desidero, perché tu sei la mia vera vita, e dunque uno ama Dio come ama se stesso. Il secondo livello è il livello di amore di Moshe Rabbeinu, come un figlio che ama i suoi genitori più di se stesso e si mette in pericolo per loro. È pronto a morire per loro. Allora, ti avrebbe detto che questo livello qui, secondo livello di amore, che è più elevato, è ottenibile da ogni singolo ebreo, perché per via dell'amore nascosto che ha. Nonostante questo amore è un amore molto elevato, uno può dire, ma chi può arrivare al livello di Moshe Rabbeinu? Però un po' di questo ognuno ci può arrivare. Altrimenti dice, uno se uno ha meditato questo, e pensa di avere un amore, però dice, ma magari non è un amore vero, è un'immaginazione, penso di avere amore, è solo una cosa immaginaria. L'altrimenti dice, anche se tu pensi che è una cosa immaginaria, non preoccuparti, perché in realtà è veramente vero. Essenzialmente, dall'amore nascosto che c'è nel nostro cuore, c'è questo amore. E dunque, allora, se uno ci dice, se c'è già, perché devo meditare? No, devi meditare perché? Perché quando tu mediti su questo e ne parli di questo, che ti fai ricordare che tu sei figlio di Dio e ami Hashem più di te stesso, questo ti aiuta per portare questo amore all'azione. Cos'è l'azione? L'azione è lo studio della Torah, Savanza e Mitzvot, la Torah e le Mitzvot che tu osservi tramite questo amore sono per fare piacere a Dio, come un figlio che serve il suo genitore. E su questo non si sa, già hanno detto, ma Shavah Tova, Kadosh Kuntza fa ma se un buon pensiero, Dio lo collega all'azione. Sarebbe a dire che molte volte noi abbiamo un amore che non si esprime concretamente in maniera rivelata nel nostro cuore, rimane nella nostra mente. Allora questo amore qui che rimane intellettuale è molto elevato e non si, cioè quando tu fai la mitzvah non la fai con fervore come se l'amore fosse nel tuo cuore. Allora in realtà la mitzvah e l'amore intellettuale sono due cose distaccate. E dunque la mitzvah non dovrebbe salire su da Dio. Però cosa fa Dio? Dio collega la mitzvah con il pensiero, con l'amore che c'è nel tuo pensiero, nella tua mente, e tramite questo collegamento la mitzvah sale su da Dio. E l'amore diventa come le ali per la mitzvah, per farla salire su. Adesso abbiamo detto precedentemente che uno è contento come un figlio, uno serve Dio come un figlio che serve suo padre, e ha piacere di questo perché sta dando piacere a suo padre, non a piacere che io servo Dio, ma a piacere che di fare piacere a suo padre. Allora l'altra cosa, ci sono due tipi di piaceri. Uno può essere il piacere, la gioia che il re ha quando suo figlio esce dalla prigione. Quando suo figlio esce dalla prigione c'è la gioia del figlio che lui è uscito dalla prigione, c'è la gioia del figlio che il re è contento che lui uscì dalla prigione. E dunque il figlio che ama suo padre più di se stesso, per cui il tzaddik o l'ebreo che ama Dio più di se stesso è contento. Perché è contento? È contento che sta facendo godere Dio, che Dio è contento che la sua anima sta uscendo dalla prigionia del corpo e si sta collegando a Dio. E dunque per Dio è come che il figlio, il suo principe, il figlio unico, esce dalla prigione e torna dal re. Il re, il padre, ha una grandissima gioia di questo. Oppure un'altra gioia, seconda gioia. Noi sappiamo che Dio ha creato il mondo per avere una dimora nel posto più inferiore. Sarebbe dire, ha creato un mondo inferiore e ha voluto essere rivelato lì, che questa è l'essenza della dimora, è che la persona è rivelata lì. Allora Dio ha voluto essere rivelato. E quando noi
studiamo Torah, facciamo tutto questo mondo, riveliamo la presenza divina, e dunque stiamo facendo l'obiettivo di Dio, e dunque Dio è contento di questo. Adesso la Terebbe torna al livello di amore di Nafshi Veticha, la mia, Dio, tu sei mia anima e dunque ti desidero come desidero la mia anima, che è un livello inferiore al livello dell'amore di Moshe Rabbeinu, che uno ama Dio più se stesso. Invece qui uno ama Dio come se stesso. Invece anche questo livello qui è molto facile di portarlo dal nascosto al rivelato, tramite che uno si abitua sempre con la sua bocca e con il suo intento, con il suo cuore, e non è falso, cioè dice nella sua bocca quello che ha intenzione nel suo cuore, che Dio, tu sei mia anima, io ti desidero. Lui, uno dice così e uno pensa così. Quando si abitua a dire questo, a pensare questo, allora questo amore viene fuori a galla. Però se non riesce a tirare fuori questo amore che si è rivelato nel suo cuore, nonostante ciò puoi occuparti di studiare Torah e Mitzvot con l'intento lishma di servire Dio, tramite che tu ti immagini questo amore nel tuo pensiero che c'è nella tua mente, e il pensiero buono Dio lo collega all'azione, come abbiamo detto prima, che se anche non è un amore proprio rivelato e concreto nel tuo cuore, ma il fatto che è un amore intellettuale, questo Dio lo considera come che fosse un amore nel cuore, con lo stesso fervore, e Dio prende l'amore intellettuale e lo collega alla mitzvah che hai fatto per farla salire su da Dio. Shalom a tutti.